Ma allora, io devo dire, spero di non dover avere il contrappasso da pagare prima o poi. Ma sono stato fortunato perché il primo film non sapevo niente, Sogno di notte d'estate, era Shakespeare di nuovo, fatto come musical rock, non l'ha visto nessuno, mio padre, mia madre e una delle mie sorelle, perché quella più intelligente non ha voluto vedere. Però non sapevo niente di cinema, non sapevo la differenza tra un 25 mm e un 50 obiettivi, però avevo due maestri in quel film importanti, c'era Dante Spinotti alla fotografia e Gabriella Cristini. È un caso così. Pensavo, attaccherò la bottiglia per ma non è poi così seria questa cosa. No, diceva tutto Dante sì, Spinotti, no, Dante meraviglioso, grandissimo direttore. e Gabriella Cristiani, che era stata la compagna per tanto tempo di Tim Marcalli, grandissimo montatore e sceneggiatore, per esempio, dell'ultimo tango a Parigi. Insomma, ho avuto due padri, un padre e una madre italiana importante, però non ne sapevo niente. La cosa che mi ha fatto più impressione in quel periodo lì, noi giravamo molto di notte, Sogno di una notte d'estate, era questa cosa di tutte le comparse vestite da elfi, una cosa di notte, accampati di notte ad aspettare per ore di essere chiamati sul set, questi tempi che mi sembravano lunghissimi sul primo film, di attesa, di a teatro chiaramente c'è la diretta della vita, così qui c'è questo aspetto tecnico che mi aveva all'inizio sinceramente spaventato. Cioè, vi racconto una cosa che mi è successa molto più avanti per Educazione Siberiana, ma per dirvi che appunto delle volte le ansie rimangono anche a distanza di anni. Educazione Siberiana, la prima scena che giriamo è in un fiume, in un'alluvione, che trasportava, doveva trasportare detriti, animali morti, eccetera. C'era un ragazzo che moriva dentro questo fiume, avevamo dovuto bloccare tutta l'area intorno con ambulanze, cose, c'era la protezione civile, c'erano gru a 75 metri d'altezza per illuminare le turbine sott'acqua, per fare la corrente. Io sono arrivato sul set, ho visto questo, sono scappato nella mia roulotte a piangere, sinceramente. Mi hanno dovuto venire a portare a forza sul set, perché delle volte questa dimensione che prende un film è quasi più grande di quello che tu hai pensato all'inizio, no? Dei pensieri che avevi all'inizio. Non è facile fare un film, ma è meraviglioso e non è di una sola persona un film, per quello che non mi piace la definizione, quando sento dire il mio film, oppure questa definizione di autore unico del regista, io credo che gli autori di un film siano in tanti, a cominciare da chi lo scrive, agli attori, al montatore che addirittura può riscrivere completamente il film, no? Inventarlo completamente, ai macchinisti, ai tecnici. Un film non lo puoi fare da solo, per questo è molto vicino alla vita, non puoi vivere da solo e neanche i film.